Buon pomeriggio a tutti, autorità presenti, magnifico rettore, direttore generale, rettori delle altre università, intera comunità accademica. Per me è un privilegio, un onore, una grande emozione fare il mio intervento in occasione di un anno, dell'apertura di un anno accademico così speciale per noi, che coincide col nostro centenario. E coincide anche col centenario del mio dipartimento di afferenza, il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche. Il mio intervento discuterà di un tema di crescente interesse, la relazione tra economia, mobilità e ambiente, perché questa relazione si caratterizza di alcuni elementi di criticità di cui vi vorrei parlare oggi. Tra i primi economisti che hanno sollevato il problema di questa relazione tra ambiente e economia, relazione non sempre sostenibile, c'è stato Pigou. Pigou ha chiaramente dimostrato come nelle nostre scelte di consumo quotidiane, quando scegliamo cosa, quanto consumare, non teniamo conto dell'impatto che le nostre scelte producono sugli altri. E questi impatti possono essere invece notevoli. Chiamava questi costi altri, di cui non teniamo conto, costi esterni. Il settore dei trasporti si caratterizza per una molteplicità di costi esterni, molto rilevanti. Pensate al costo degli incidenti, al costo della congestione, il costo dell'inquinamento acustico, il costo dell'inquinamento atmosferico. In questa slide vi faccio vedere l'esposizione della popolazione europea a due dei principali inquinanti che vengono generati in ambito urbano dai trasporti. Il costo annuale in Europa, il costo sanitario di questo inquinamento atmosferico, è sull'ordine dei 270 miliardi di euro. Il totale dei costi esterni è superiore al 7% del prodotto interno lordo europeo. Prima criticità. La seconda, ben evidenziata da Boulding. Boulding sosteneva che uno dei problemi principali della sostenibilità del sistema economico è che viviamo in un sistema chiuso sotto due punti di vista, in termini di quantità limitata di risorse naturali che possiamo utilizzare per le attività di produzione e consumo. Si stima che le riserve di combustibili fossili che potremo utilizzare nel settore dei trasporti si esauriranno nell'arco dei prossimi 50-60 anni, ma chiuso e limitato anche nella capacità del sistema di assorbire i residui delle nostre attività di produzione e consumo. Boulding, infatti, un po' provocativamente, si diceva scettico sulla possibilità che l'economia possa crescere senza limiti. Ed infatti, pochi anni dopo, due economisti, i coniugi Meadows, pubblicarono un rapporto di ricerca molto controverso, molto dibattuto, intitolato The Limits to Growth. Studiarono la teoria di Boulding attraverso un modello econometrico molto sofisticato, che non solo comprovava la correttezza della teoria di Boulding, ma dimostrava anche che la tecnologia da sola, l'innovazione tecnologica, può mitigare il problema, ma non può risolverlo alla radice. E questa è la seconda criticità che voglio sottolineare. Arrivo alla terza, un problema sottolineato fra gli altri da Georgescu Regen, fondatore della bioeconomia, il quale sottolineava che quando decidiamo cosa consumare, come muoverci, con che modalità di trasporto, quanto frequentemente farlo, non solo non consideriamo l'impatto sugli altri individui, ma non consideriamo neanche l'impatto che le nostre scelte genereranno sulla qualità della vita delle generazioni future. Pensiamo ad esempio alla produzione di gas a effetto serra. In questo grafico vi faccio vedere come sono aumentate nel tempo ed è molto importante notare come il settore dei trasporti, soprattutto insieme al settore che produce energia, sia fra i maggiori responsabili della produzione di questo tipo di gas, con le implicazioni che hanno sul cambiamento climatico. Possiamo fare a meno di un settore dei trasporti che funzioni? Assolutamente no. Non ci sarebbe attività di impresa che potrebbe funzionare senza poter spostare i fattori produttivi, senza poter distribuire prodotti finiti sul mercato.
I consumatori non potrebbero accedere ai servizi, le stesse interazioni sociali sarebbero molto limitate. Non è questa la via. E del resto recentemente abbiamo visto quanto costoso può essere un rallentamento temporaneo del sistema dei trasporti. In questa fotografia vi faccio vedere parte delle 300 navi ancorate davanti al canale di Suez nel marzo 2021 a causa del blocco della Ever Given, costo stimato 17 miliardi di dollari. In quest'altro grafico vi faccio vedere come è aumentato nel tempo il costo di trasporto di un contenitore 40 piedi durante la pandemia a causa della congestione dei porti. Siamo passati da 2.500 dollari a 25.000 dollari. Immaginate che impatto economico ha. Cosa possiamo fare allora? Quali sono gli obiettivi e le strategie individuate in Europa? Sono almeno tre. Limitare gli spostamenti non strettamente necessari, vedremo come, ripensando agli spazi urbani. Indurre gli individui a muoversi di più, a piedi, in bicicletta, ad utilizzare il trasporto collettivo e, quando questo non sia possibile, ad utilizzare veicoli privati ad alta tecnologia, più efficienti dal punto di vista energetico, meno impattanti sull'ambiente. In questo senso l'Europa ha scelto una traiettoria tecnologica precisa, l'elettrificazione dei trasporti, e lo ha fatto pensando soprattutto alla modalità stradale, perché questa è responsabile per l'83% di tutti i costi esterni generati dal settore e per un quarto dei gas a effetto serra prodotto dall'intero sistema economico. Si parte da qui. L'idea è quindi di elettrificare, di utilizzare veicoli elettrici che si sono effettivamente dimostrati molto meno impattanti sull'ambiente rispetto ai veicoli a combustione interna, soprattutto chiaramente se l'energia viene prodotta da fonti rinnovabili. È riuscita nell'intento? Direi di sì. Il tasso di penetrazione delle auto elettriche è triplicato a partire dal 2020. Qual è il problema ancora? È estendere questa tecnologia al trasporto di carichi pesanti su lunghe distanze, vuol dire il trasporto merci. Per questo tipo di trasporti sembrano più promettenti due tecnologie. Prima di tutto, l'uso di veicoli connessi ed automatizzati. Si stima che l'armonizzazione del traffico riuscirà a ridurre del 20% i consumi energetici e di conseguenza l'impatto ambientale, anche a bassi tassi di penetrazione. L'ulteriore innovazione tecnologica che ci aiuterà sarà l'uso dei droni per il trasporto delle merci in ambito urbano. L'ambito urbano è critico, si sovrappone il flusso del trasporto merci a quello delle persone. L'uso di questa tecnologia ci aiuterà a disaccoppiare i due flussi e promette di ridurre in parte almeno i costi esterni generati dai trasporti. E per le altre modalità? Diciamo che l'elettrificazione dell'infrastruttura ferroviaria e anche dell'infrastruttura portuale, no, è molto promettente, promette di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale di queste due modalità, che pure fra le altre sono quelle che producono la minore quantità di costi esterni. Per il trasporto marittimo però e per il trasporto aereo chiaramente la tecnologia dell'elettrico non va bene, molto più promettente lo sviluppo di biocombustibili avanzati che sembrano anche, perlomeno nel breve e medio periodo, una soluzione più economicamente sostenibile. Per quanto riguarda la tecnologia dell'idrogeno, stiamo facendo molti investimenti, è molto promettente. Ovviamente in questo momento non è, ha ancora qualche problema di scalabilità, di sostenibilità economica, ma è una delle possibili prospettive. Ma dicevamo all'inizio, non è solo tecnologia, non è solo innovazione tecnologica. Quello che dobbiamo cambiare è il modo in cui le persone si muovono e soprattutto in ambito urbano. In ambito urbano vive il 70% della popolazione europea. In Italia le persone che vivono in città
si spostano per il 70% dei casi in automobile. Sapete qual è la distanza media che percorriamo? È sull'ordine dei 2-3 chilometri. Sono distanze che possiamo sicuramente percorrere in altro modo. E bisogna puntare soprattutto sulla mobilità attiva, lo spostamento a piedi, lo spostamento in bicicletta, ma per farlo dobbiamo attrezzare in modo diverso le nostre città. Dobbiamo rivitalizzare le periferie, dovremmo offrire ai residenti dei quartieri periferici le attività commerciali dove trovano i servizi di cui hanno bisogno, altrimenti saranno costretti a raggiungere il centro delle città. Dobbiamo attrezzare le città con piste pedonali e ciclabili che siano ben segnalate, protette e attrezzate con infrastrutture verdi. Ma non solo, dobbiamo accogliere anche la lezione che ci aveva dato Pigou. Dobbiamo far pagare a chi utilizza l'auto negli ambiti urbani il prezzo, il costo esterno che producono. E questo vuol dire far pagare un pedaggio per l'accesso all'area urbana, un po' come è stato fatto a Milano nell'area C, far pagare adeguatamente le zone di sosta. Oppure premiare chi ha comportamenti virtuosi. In letteratura è noto come gamification. Ormai esistono app che permettono di misurare le distanze percorse a piedi o in bicicletta e che permettono di premiare le persone che si spostano in questo modo. Come? Con dei premi monetari o con uno sconto sull'acquisto di beni e servizi offerti dalle attività commerciali localizzate in ambito urbano. Un doppio beneficio, un beneficio ambientale, ma anche di rivitalizzazione delle attività commerciali nelle nostre città. Bisogna poi incentivare le persone a spostarsi con i mezzi pubblici. Guardate quanto spazio riusciamo a ridare ai cittadini se convinciamo queste persone a utilizzare l'autobus anziché le auto private. Per farlo però dobbiamo offrire ai cittadini una molteplicità di alternative. Non è solo l'autobus, è il car sharing, il bike sharing, i taxi, la metropolitana leggera, il tram. E le nostre reti devono essere integrate e interconnesse. Ancora due punti, ho quasi finito. Il trasporto pubblico però deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico. Quindi deve essere garantito anche nelle fasce orarie di morbida, vuol dire nell'orario notturno, nelle aree meno densamente abitate, le aree interne, ma in questo caso va offerto a chiamata, come stiamo facendo a Trieste, come stiamo facendo nella nostra regione. Ultimo appunto, in Italia disponiamo di una risorsa enorme. Siamo il paese in Europa con il più alto tasso di possesso di veicoli, secondi solo a Lussemburgo. Ogni 100 abitanti abbiamo 64 automobili. Abbiamo un capitale di 40 milioni di automobili che restano parcheggiate nel 95% della loro vita utile. Dobbiamo metterle a sistema. Dobbiamo metterle a sistema attraverso una forma di car sharing che non è business to consumer, ma è fra pari, fra cittadini. La tecnologia ormai ci permette di dare a noleggio la nostra autovettura per ore, frazioni di ore, ricevendo il compenso ed avendo una copertura integrale degli eventuali danni subiti dai mezzi, un po' come facciamo con le seconde case, con la piattaforma Airbnb. Insomma, innovazione tecnologica, tante politiche disponibili. Stiamo andando nella direzione giusta? Direi di no. Il 17 novembre abbiamo superato il limite dei 2 gradi centigradi di innalzamento della temperatura terrestre rispetto ai livelli preindustriali. Non era mai successo prima. Qualcosa non ha funzionato. E la domanda da porsi è: che cosa non ha funzionato? Beh, direi che in parte ha a che fare con le politiche dei trasporti. Dobbiamo essere più coraggiosi. Gli esempi che vi ho fatto vedere sono esempi virtuosi, sono applicati in alcune città, in alcuni contesti territoriali, non in tutta Italia, ma soprattutto le politiche dei trasporti devono essere coerenti. Nel 2021 abbiamo erogato 6 miliardi di euro per i sussidi destinati ai rimborsi dell'acquisto di carburanti fossili. Primo punto. Secondo punto, le politiche dei trasporti da sole possono poco se non sono accompagnate da una pianificazione territoriale che limiti l'abuso degli spazi urbani a favore dell'auto. È una scelta, ma va accompagnata con opportune politiche territoriali. Terzo punto, quando approntiamo delle politiche
Dobbiamo valutare con attenzione quali sono gli effetti redistributivi delle politiche, chi ne paga i costi e chi gode dei benefici. Ma perché? Perché sapendo questo sappiamo implementare anche meccanismi compensativi nel caso fossero necessari. Ulteriore punto. Dobbiamo tenere conto dei bisogni di mobilità di tutti i segmenti della popolazione, anche dei segmenti più deboli e meno rappresentati. Pensate alla popolazione italiana, a come sta drammaticamente e rapidamente invecchiando. Le esigenze di mobilità di un anziano sono totalmente diverse rispetto alle esigenze di mobilità del resto della popolazione. Ultimo punto. Le politiche vanno condivise, anche le politiche dei trasporti. Okay? È importante che una politica venga accettata affinché risulti efficace all'interno del sistema. Come sottolineava Elinor Ostrom, prima economista donna a vincere il premio Nobel, se una politica non è condivisa, inclusiva e percepita come equa, verrà rigettata dal sistema. Ed è precisamente quello che è successo col movimento dei gilet gialli. Noi cosa possiamo fare come comunità scientifica? Ultima slide. Scusatemi se ho preso più tempo di quello che potevo. Allora, possiamo sicuramente, dobbiamo continuare a investire in innovazione tecnologica. No, è il nostro ruolo, è il nostro compito. Ma attenzione, dobbiamo anche analizzare quali saranno gli impatti economici e sociali delle innovazioni che introdurremo nel sistema. Pensate all'impatto che avrà l'utilizzo del veicolo a guida autonoma e dei droni, per l'appunto. Queste saranno disruptive innovations. Queste creeranno elementi importanti di rottura e dobbiamo tenerne conto, dobbiamo capire cosa succederà per essere pronti per intervenire in modo adeguato. Dobbiamo alimentare il dibattito pubblico sulle politiche dei trasporti per due ragioni molto importanti. Prima di tutto per dare voce ai segmenti della popolazione meno rappresentati e in secondo luogo perché è importante che il processo di sviluppo e regolazione dei trasporti si fondi su principi democratici e condivisi. E l'ultimo punto, l'ultimo ruolo che abbiamo, ed è forse il più difficile, ma molto importante, dobbiamo fare attività divulgativa per aumentare la consapevolezza che sono le scelte che ognuno di noi fa quotidianamente a determinare la sostenibilità ambientale del sistema economico e del sistema dei trasporti. Perché, come diceva Boulding, le politiche sono efficaci solo nella misura in cui influenzano le decisioni. È nostro il compito di dare ai singoli gli elementi necessari per fare scelte informate, consapevoli e quindi sostenibili. Io vi ringrazio tanto.